the first time. L'Aula Magna dell'Università di Cassino ospita la conferenza stampa che celebra l'assegnazione alla città di Gaeta come sede delle prestigiose finali europee dell'EBT, European Beach Handball Tour, ovvero della pallamano su sabbia, battendo la concorrenza di quotate candidature spagnole e polacche. Un successo per l'Italia, ma anche e soprattutto per l'intero territorio del Basso Lazio, sia in termini di visibilità mediatica che come indotto per le conseguenti ricadute economiche che l'evento inevitabilmente produrrà. Dopo la presentazione di Sandy, il polpo mascotte che ha ricevuto la benedizione del nostro Papa Francesco, il presidente federale Purromuto ha spiegato entusiasticamente a tutti i convenuti, dal rettore Betta ai vertici del CUS Cassino fino allo stesso sindaco di Gaeta, l'importanza di queste finali per il movimento sportivo e per tutto il territorio, che vedrà alla ribalta uno sport in crescita, tanto a livello di audience quanto di praticanti, ad alto tasso di spettacolarità ed adrenalina, dove il gol segnato con particolare abilità acrobatica e stilistica vale addirittura doppio. Il valore di questo evento fa sì che le reti del sapere, ma soprattutto le reti educative del territorio, si ritrovino insieme a dare giusto valore all'importanza di questo evento. Oggi siamo qui a presentare i campionati europei di beach handball in programma a Gaeta il 26-28 maggio. Abbiamo voluto fare questa conferenza stampa a Cassino per sensibilizzare i giovani su questo sport, che è uno sport stupendo, uno sport estivo, uno sport sulla sabbia, quindi molto interessante. E poi oggi presentiamo anche il logo di questi campionati europei e la mascotte che qualche giorno fa è stata benedetta dal Santo Padre, quindi per noi è stato veramente motivo di soddisfazione e quindi ci stiamo impegnando come CUS, come Università, Comune di Cassino, Comune di Gaeta, la Federazione Nazionale di Pallamano, ospitare questo campionato europeo nei migliori dei modi. Sicuramente un lavoro abbastanza di relazioni, diciamo, perché per l'attribuzione di questa manifestazione la Federazione Europea, il Consiglio Esecutivo della Federazione Europea aveva sul tavolo, oltre la nostra proposta, quella del CUS Cassino Gaeta, anche proposte provenienti da Spagna e Polonia, con paesi di forte tradizione di beach handball. Alla fine la grande soddisfazione di essere riusciti a far passare ancora una volta un messaggio positivo sull'Italia, ma in questo caso su un territorio a forte vocazione sportiva, nel beach handball in particolare. Questo è il risultato di una grande sinergia che si è creata tra CUS Cassino, in particolare con Carmine Carce, e la mia amministrazione. A Gaeta abbiamo due squadre di pallamano importanti che svolgono dei campionati nazionali, quindi era doveroso che noi ci impegnassimo come amministrazione a ospitare un grande evento di Handball Beach a Gaeta. La vicinanza con la città di Gaeta è importante, il CUS oggi e l'Università di Cassino lo dimostrano e mi fa piacere anche mettere in evidenza che ieri in Consiglio Comunale, quando abbiamo comunicato a tutti la nomina dell'assessore Paola Verde, che è una professoressa di questa università, alle rimostranze di qualche consigliere sul fatto che avevamo quasi messo l'università dentro l'amministrazione, io mi sono permesso di ricordare l'articolo 6 dello statuto che prevede una grande sinergia con l'università e credo che questa ne sia una dimostrazione importante. Io devo ringraziare ovviamente il CUS, l'università e anche il sindaco di Gaeta, il mio collega, perché con queste sinergie si fa grande un territorio. A Carmine riconosco questo grosso impegno e anche a volte delle persone che si dice che sono dei vulcani, si riconosce la capacità di smuovere molte cose, ma non necessariamente di qualità. Iniziative come queste sono iniziative di elevatissima qualità, perché stiamo parlando di un campionato europeo,
di uno sport non comunissimo, non famosissimo in Italia, ma molto giocato anche all'estero. Quindi portare un'organizzazione del genere qui a Gaeta con l'organizzazione del CUS e dell'università non è assolutamente un fatto banale e scontato. Intanto una banca locale, oltre all'intermediazione del credito, deve sostenere le iniziative di carattere culturale e sociale, deve essere attenta al proprio territorio, perché attraverso lo sviluppo sociale, culturale, sportivo cresce anche l'economia. E noi siamo un'azienda che presta denaro, ma nello stesso tempo che vuol creare economia e ricchezza nella zona. Appuntamento dunque dal 26 al 28 maggio prossimi nella splendida cornice costiera di Gaeta, dove gesti sportivi e bellezze paesaggistiche si uniranno in un connubio assolutamente inscindibile.